La frana di Cancia non ha responsabili e dunque le due vittime, Giovanna Belfi e Adriano Zanetti, madre e figlio, uccisi nel 2009 dai massi e dalla tara di quello che però sembrava un evento annunciato, sono morti per colpa non si sa bene di chi. Assolti dunque perché il fatto non sussiste, l'ex sindaco di Borca di Cadore, Massimo De Luca, e il tecnico comunale Vanni De Bona. Entrambi erano accusati di omicidio colposo plurimo e avevano scelto di essere processati, mentre gli altri imputati si erano affidati al rito abbreviato. Per loro il pubblico ministero Simone Marcona aveva chiesto rispettivamente 3 e 2 anni, ora bisognerà aspettare i classici 90 giorni per le motivazioni della sentenza. Il fatto non sussiste, dunque l'accusa non è riuscita cioè a dimostrare la responsabilità degli imputati. Il magistrato ha tentato di far passare la tesi che nella notte tra il 17 e il 18 luglio del 2009 il sistema di monitoraggio della frana, azionato da un allarme, in quel periodo non stava funzionando. Secondo l'accusa, se si fosse provveduto a riparare quella apparecchiatura si sarebbe potuti salvare chi viveva ai piedi della frana. De Luca, che in qualità di sindaco era anche la prima autorità di protezione civile di Borca, avrebbe dovuto attuare ogni azione possibile per prevenire la morte dei due abitanti, anche perché la regione aveva diffuso un allarme meteo dal quale si dovevano prevedere conseguenze sul movimento della storica frana. De Bona, in qualità di capo dell'ufficio tecnico comunale, era responsabile del sistema di monitoraggio e proprio sulla prevedibilità dell'evento si concentrava l'accusa contro i due, un'ipotesi confermata dalla perizia di parte. Diverse naturalmente le conclusioni della difesa. Il primo punto contestato riguardava i tempi. Non è vero che la colata fu lenta, anzi si consumò in 20 minuti al massimo. Il sistema di allarme, anche se fosse stato perfettamente funzionante, non avrebbe dato il tempo ai soccorritori di salvare le vittime. Non certo quel sistema rudimentale rispetto a tecnologie capaci di rilevare movimenti molto più impercettibili e quindi non adatto alla situazione di Cancia, dove i sensori percepivano il movimento solo a frana in corso. Assurdo infine per la difesa anche pensare che il bollettino meteo dovesse invitare l'evacuazione. Quell'estate, in 120 giorni, ce ne furono ben 61 con rischio moderato.